Si vede? Si vede? Ok. Sindaco, dai, dai il via. Beh, questo. Ringrazio tutti, ringrazio gli altri comuni rappresentati, vedo Tornaccio, Maglieta, ringrazio i medici che ci sono. Questo è un incontro richiesto dalla direzione generale della nostra ASL per conoscere nel dettaglio qual è il programma per le nostre case di comunità che riguarda il distretto sanitario. Abbiamo preso un nostro. Capofila. Abbiamo trovato già, il nostro. È già partito, è già partito. Abbiamo preso un nostro. È già partito, è già partito. E quindi adesso il direttore espone qual è il progetto che con i fondi del PNRR la ASL sta realizzando, ha realizzato in Atessa per quello che riguarda il PTA di Atessa, la casa di comunità, l'ospedale di comunità di Atessa, ma il progetto ovviamente riguarda anche gli altri comuni e riguarda anche i medici di famiglia che devono trovare a concia sistemazione all'interno di questa nuova organizzazione, di questa nuova struttura. Prego, direttore. Bene, grazie, buonasera a tutti. Buona parte ci conosciamo, qualcuno diciamo è anche una faccia nuova, chiaramente. Diciamo, intanto abbiamo deciso di fare questo tour, come lo chiamano i giornalisti, diciamo, per la presentazione del progetto di riforma territoriale e gli investimenti PNRR. Perché pensiamo sia importante? Perché si parla tanto di soldi, si parla poco, diciamo, cosa sono le strategie dietro, diciamo, tutti questi investimenti. E sicuramente noi viviamo in un mondo che in questo momento soffre di una scarsità di idee e una scarsità di professionisti, questa è un po' la premessa, per cui noi dobbiamo assolutamente rivedere come facciamo la sanità nel territorio, specialmente anche nel nostro territorio che non è un'area metropolitana, non è la pianura padana, nel senso è un'area che ha l'area metropolitana che è di Pescara, ha la costa e poi ha l'area interna. Chiaramente qui siamo in Val di Sangro, zona abbastanza viabile a fronte di, diciamo, altre zone come l'Alto Vastese, diciamo, è sempre piacevole venire qua perché, diciamo, molti si lamentano di Atessa, ma io dico, ma insomma si esce dall'autostrada e uno già è arrivato. Oggi vengo da Casoli, avendo partito il giro di oggi, diciamo, a Guardia Grela. Per cui il tema è la programmazione e, diciamo, la programmazione, diciamo, sottostà a una volontà di questo Paese in accordo con la comunità europea di investire tanti soldi sulla missione 6, la missione della sanità, e la comunità europea ha detto, la Commissione ha detto, voi potete usare questi soldi quando fate una vera riforma per investire questi soldi. E questo, diciamo, è un primo punto molto importante da capire, perché per avere l'anticipo di questi fondi del PNRR l'Italia ha dovuto fare un decreto di riforma della sanità territoriale. Nel senso, il PNRR chiaramente ha tanto facciato, poi c'è la missione 5 a cui arriviamo, diciamo, anche nell'ambito di questa presentazione. Noi abbiamo, come molti paesi occidentali, una sanità basata sulla rete ospedaliera. Cioè, diciamo, buona parte di quello che facciamo di assistenza sanitaria viene erogata ancora negli ospedali. Ne avevamo 8, abbiamo chiuso tanti, tra cui anche Atessa, Guardia Grela, Gissi, Casoli. E, diciamo, per far fronte a sia l'aspetto demografico, cioè stiamo invecchiando e nel 2050 avremo circa una persona in età produttiva su una persona che va in pensione, cioè uno a uno, a parte chi pagherà le nostre pensioni, diciamo, è un problema, ma chi ci assiste è un problema ancora di più, perché probabilmente pur pagando non trovi nessuno, questo è il tema del futuro. In più chiaramente anche, diciamo, l'effetto epidemiologico con quello demografico, perché, diciamo, diventiamo sempre più anziani grazie anche all'assistenza, al benessere, diciamo, una serie di elementi. Chiaramente, diciamo, abbiamo visto che con il Covid l'aspettativa di vita è scesa e se non siamo attenti, diciamo, anche all'impatto del clima e, diciamo, di tanti altri fattori che ci circondano possono, diciamo, ridurre questa aspettativa. Ma l'Europa ha detto, allora, vi diamo un po' di soldi per ammodernare i macchinari.
e che stanno principalmente negli ospedali senza grande, diciamo, richiesta di niente. Però se volete i soldi per fare la riforma sul territorio, sia per le strutture che per la digitalizzazione della medicina territoriale, dovete fare una riforma. Tutti conoscete il DM70, perché ormai anche sui giornali si scrive tranquillamente DM70, pensando che il lettore capisce cos'è, ma buona parte veramente lo sa. Allora, il governo Speranza e poi, diciamo, anche in Stato Regione si è messo a discutere di una riforma del territorio, denominato in una prima istanza DM71, perché tutti pensavano che fosse, diciamo, il decreto subito dopo il 70. Poi, siccome sono passati 4 ministri, dalla Balduzzi, poi Lorenzin che l'ha messo in atto, diciamo, tanti anni, diciamo, di discussione, purtroppo, diciamo, il Ministero aveva fatto altri 6 decreti ministeriali, per cui siamo arrivati al numero 77. È stato fatto non in fretta e furia, ma, diciamo, con una certa spinta. Tra l'altro, anche grazie all'opposizione della Campania, non è stato conciliato in conferenza Stato-Regione, cioè il governo l'ha adottato senza avere l'ok della conferenza Stato-Regione, più che altro per un'opposizione della Campania su tante critiche al PNRR: se non ci sono soldi per mettere le persone dentro, io non firmo. Questa era un po' in estrema sintesi, per cui si è andato avanti, siamo andati in Europa questo decreto, che in sé ha, diciamo, un ripensamento, diciamo, su come si organizza la sanità territoriale in tutte le 21 sistemi regionali, comprese le province autonome, per da un lato dare un lessico comune, perché regione che trovi, linguaggio che trovi, perché prima, diciamo, uno chiamava, diciamo, un setting assistenziale in un modo, ma era praticamente lo stesso che in un'altra regione si diceva in un altro modo. Per cui questa riforma è trainata nei concetti dalle regioni del centro-nord, nel senso, diciamo, tutto l'asse dal Piemonte fino al Friuli, e chiaramente, diciamo, dalla Toscana, che sta, diciamo, più al centro che al nord, ma, diciamo, che con le case della salute, sicuramente insieme all'Emilia e al Veneto, ha fatto scuola su questo tipo di modello assistenziale. Viene introdotto una direttiva europea che esiste da tempo, che è la nuova numerazione per l'assistenza sanitaria, nel senso il 112, che comprende tutta l'emergenza, compreso il 118, e, diciamo, anche qui in Abruzzo non abbiamo ancora fatto tutta la riforma che dobbiamo fare, e il numero della cosiddetta non emergenza, il 116-117. In questa logica, diciamo, quando il cittadino ha bisogno di assistenza che non sia urgenza, in futuro chiamerà il 116-117, che appunto sotto di sé ha un'altra organizzazione che noi oggi non abbiamo ancora in Abruzzo, come tante altre regioni del centro-sud Italia, che sono le centrali operative territoriali. O meglio, la riforma passa dall'idea che per bacini omogenei, nel nostro caso, diciamo, il sangue aventino, come, diciamo, un'area, un ambito sociale, come si chiama nel gergo tecnico, diciamo, abbia un suo coordinamento sul contesto specifico del comprensorio, però, diciamo, tutte le COT, come si chiamano nel gergo, in abbreviazione, vengono coordinate dal 116-117 previsto ogni 1-2 milioni di abitanti. Chiaramente la regione Abruzzo, che ha 1.300.000 di abitanti, avrà un'unica centrale 116-117 che farà il coordinamento di tutta l'attività territoriale, principalmente sanitario, anche se, diciamo, per alcuni aspetti fortemente integrato con il sociale. Sta all'Aquila? Sta all'Aquila? No. Allora, siccome, diciamo, questa provincia su tanti di questi temi della riforma ha fatto tante cose anche già nel passato, ci siamo candidati, o meglio, mi sono candidato per conto dell'azienda, a fare la centrale unica regionale 116-117 in provincia di Chieti. Questa proposta, anche confrontandomi con i miei colleghi in una riunione con l'assessore e con Damari, è passato, per cui la giunta ha fatto una delibera che attribuisce la realizzazione della centrale 116-117 all'ASL 2, demandando al direttore generale di fare la proposta di un progetto di fattibilità, e in questo progetto di fattibilità anche della location. Allora, la centrale sarà realizzata a Guardia Grele.
Guardia Grelo, per una serie di motivi, unico posto insieme a Ottona che poteva diventarlo, perché ci vuole una fibra diciamo potente con doppio anello, nel senso, perché questa è chiaramente una struttura che non può mai andare in default, come può, non può essere in default 112, 118 e diciamo tanti numeri dell'emergenza, anche se non emergenza non è, ma se i cittadini chiamano, diciamo, il sistema sanitario regionale non risponde nessuno, sapete come finiamo. Per cui diciamo, con la Telecom, che appunto gestisce ancora, diciamo, la parte infrastrutturale, diciamo, mentre i provider poi, diciamo, che sono i commerciali, sono tanti, su specifica richiesta del sottoscritto ha, diciamo, prima dato una fattibilità e sta già realizzando, diciamo, il collegamento in fibra del ex ospedale PTA di Guardia Grela. Le COT sono previsti uno ogni 100.000 abitanti, per cui a noi spettano 4, in tutto l'Abruzzo saranno 13, coordinate appunto, diciamo, da questa centrale unica regionale di Guardia Grela. E diciamo, le COT insistono sulle cosiddette case comunità hub. Cosa sono le case comunità hub? Sono appunto delle case comunità che hanno praticamente tutti i servizi sotto lo stesso tetto, nel senso i medici, i medici generali, i pediatri, la specialistica, dove possibile il punto vaccinale, il consultorio, la salute mentale, le dipendenze. Poi chiaramente, diciamo, noi non abbiamo realizzato queste mega strutture perché, diciamo, sarebbe un po' spropositato a fronte, diciamo, meno di 400.000 abitanti in tutta la provincia, per cui neanche il lab di Chieti avrà tutto, diciamo, il ventaglio dei potenziali servizi, perché, diciamo, tra l'altro anche il Santissimo Annunziato, diciamo, è grande ma non è, diciamo, grandissimo dove realizziamo questo. Abbiamo definito, diciamo, che gli hub sono appunto a Chieti, a Lanciano, e diciamo, siamo riusciti a definire, diciamo, caso gli hub del Sangro Aventino, perché la normativa nazionale prevedeva un hub per distretto, che sarebbero tre, perché noi abbiamo il distretto 1, 2 e 3, noi qui siamo nel distretto 2 che comprende il Frentano e il Sangro Aventino, ma per una serie di motivi abbiamo cercato di, diciamo, creare un'area omogenea di costa e di area interna, per cui noi avremo, diciamo, Frentano e Sangro Aventino distinto. Non giustifica avere una COT di coordinamento sui 14.000 abitanti dell'Alto Vastese, per cui li abbiamo messi insieme con Vasto, diciamo, San Salvo. E diciamo, siccome Guardia Grela diventa centrale operativa regionale, chiaramente svolge anche funzione di COT, per cui, diciamo, la Marucina avrà una sua COT non dichiarata in quanto insiste il 116-117 lì. Cosa fa la COT? La COT prende in carico la chiamata o di un professionista o di un cittadino e cerca di trovare, diciamo, lo smistamento nel setting più appropriato per l'esigenza di assistenza sociosanitaria della persona. Per cui in qualche modo smista le esigenze tra i vari setting assistenziali che conosciamo, che sarà in futuro la casa di comunità, sarà l'ospedale di comunità, che sono, diciamo, delle strutture territoriali gestite dai medici di medicina generale e dai infermieri sul territorio, ma anche appunto l'ADI, come l'hospice, come le RSA, diciamo tutte quelle che in qualche modo sono strutture territoriali, compreso appunto anche, diciamo, il SEAT e il centro di salute mentale sul territorio. E questo è, diciamo, finché rimaniamo dentro l'aspetto territoriale, chiaramente ci sarà un forte interscambio da un lato tra 116, 117 e 118, perché quando chiama uno 118 e non serve l'ambulanza, switcha su 116-117, quando invece un cittadino chiama questo numero ma in verità ci vuole l'ambulanza medicalizzata, chiaramente, diciamo, va switchato, diciamo, sulla centrale 118, che, diciamo, farà tutta, diciamo, la parte dell'emergenza-urgenza. Poi c'è un altro tema, l'integrazione ospedale-territorio, perché, diciamo, spesso, diciamo, sono due mondi distinti, nel senso, lui che è un ex ospedaliere lo sa perfettamente, nel senso, abbiamo qui oggi ospita anche il dottor Di Girolamo, neoprimario della cardiologia di Lanciano, che, diciamo, soffre questo aspetto, perché
spesso dal territorio noi ci aspettiamo che l'ospedale si prenda carico di un'emergenza, diciamo di un'acuzia, come lo chiamo tecnicamente, ma abbiamo poi un altro problema che una volta che le persone stanno in setting ospedaliero non escono più dal letto, diciamo giusto per farlo come metafora, nel senso il 116-117 avrà anche la funzione di assegnare i cittadini all'ospedale, come avrà la funzione di prendere in carico un paziente ospedalizzato che deve essere dismesso o diciamo in dimissione protetta attraverso diciamo una specie di ADI o appunto dimissione in uno dei tanti setting assistenziali che possiamo prevedere. Per cui diciamo la riforma dice: voi dovete organizzarvi con questi setting assistenziali specificati nel DM77 e il PNR finanzia proprio diciamo il decreto di riforma. Questo è in estrema sintesi cosa sta succedendo. Per cui questi soldi non sono a disposizione fai quello che vuoi, no, li devi usare secondo quello che è la riforma del DM77 e devi stare a dei parametri, altrimenti non è finanziabile perché non rendi contabile alla comunità europea, perché voi sapete che i ministeri, nel nostro caso il Ministero della Salute, fa solo da tramite per l'approvazione del progetto e poi per la liquidazione diciamo, degli stati di avanzamento dei progetti e in questo senso avere la rimborsabilità dell'anticipazione che fanno le regioni, fanno in questo caso le ASL sui progetti finanziabili. Vabbè, questa è la nostra provincia con gli ambiti sociali, chiaramente il Sangro Aventino è una grande superficie con 45.000 abitanti circa, che vuol dire diciamo è nel pieno dilemma dell'area interna, nel senso non abbiamo centri abitati grandi, neanche medi, perché anche a Tessa e Casoli sono diciamo, dei piccoli comuni se guardiamo nel panorama italiano, per cui per l'Agenas diciamo, non esistiamo tutti quanti che siamo qua stasera, perché diciamo, siamo marginali nelle statistiche. E qui diciamo, nasce un primo tema. Nelle linee guida che ha sviluppato l'Agenzia del Ministero della Salute, diciamo l'ASINAS, che è l'Agenzia delle Regioni del Ministero della Salute, praticamente ha ragionato sulla diciamo, popolazione gestita, nel senso una COT, una casa di comunità hub ogni 100.000 abitanti. Se noi seguivamo il ragionamento dell'ASINAS, noi avremmo fatto 3 case di comunità hub a Pescara, Francavilla e Chieti e non avremmo fatto per esempio caso nel Sangro Aventino, nel senso noi abbiamo dovuto combattere, questo va assolutamente evidenziato, che per costruire con i fondi PNR delle strutture nelle aree interne abbiamo dovuto spiegare al Ministero, diciamo a chi poi fa la validazione dei progetti, che non aveva senso seguire alla lettera le indicazioni. C'è un altro tema, che la riforma del DM77 con le linee guida e i regolamenti avrebbe previsto pochissime strutture, intanto 2 case di comunità in meno di quanto non stiamo facendo e tutti i vecchi distretti non sarebbero più esistiti, per cui insieme all'assessore Verici siamo inventato questa parola del punto erogativo, che non è previsto nella riforma, ma diciamo un po' come stiamo spiegando diciamo, il famoso DEA di secondo che non c'è nella DM70, diciamo che questa è una regione che non è la Lombardia, dove diciamo anche la Lombardia ha le valli, ma diciamo sono delle valli molto più popolate delle nostre, perché chiaramente c'è molto più industria qui, Val di Sangro è più Lombardia, ma diciamo tante altre aree della nostra area interna diciamo, non hanno minimamente a che fare con una industrializzazione forte, ma diciamo sono fatte di comuni anche di 200-300 abitanti che in molte regioni non esistono più, perché nelle riforme sono stati accorpati in comuni diciamo più grandi. Allora, in questa logica noi abbiamo disegnato una rete che è questa, nel senso noi abbiamo sulla sinistra le 13 case di comunità tra hub che sono quelli rossi e SPO che sono quelli verdi. E sulla destra altri 13 punti erogativi, di cui alcuni erano addirittura chiusi, perché nel senso li stiamo riaprendo, vedi per esempio Bucchianico, Osogna,
Carunchio, nel senso ci sono alcuni punti che diciamo non esistevano nella mappa del servizio fino ad oggi. Qual è la differenza? Che quelli a sinistra sono finanziabili con fondi PNRR, quelli a destra sono da finanziare per qualsiasi cosa che facciamo con fondi di bilancio. Poi chiaramente diciamo, quando abbiamo incominciato a parlare di questa cosa il mondo era semi-perfetta. Oggi abbiamo, come voi comuni, diciamo, speso 24 milioni in più solo per l'energia, nel senso sono 24 milioni che corrispondono a tutto il PNR, perché il PNR sono 25 milioni. 25 milioni da spendere in 4 anni, 24 milioni di spesa energetica 2022 in un anno, nel senso facciamo 4 PNRR solo per la spesa energetica maggiorata. Per cui chiaramente le nostre possibilità di investire sono, diciamo, abbastanza ridotto con questi, diciamo, caro prezzi su tutto, più diciamo, l'energia che ha impattato. Però diciamo, l'obiettivo è di portare in parallelo avanti una serie di impegni che ci siamo presi, in questo caso diciamo, sia con Paglieta che con Tonnareccio, che diciamo, abbiamo diciamo, stabilito con i sindaci diciamo, di fare diciamo, un rafforzamento anche in questi due comuni, oltre che a Tessa, Casi Comunità Spoke e caso di Casi Comunità Hub. In tutto questo abbiamo un altro problema che ho già accennato, ci mancano le persone, i professionisti, nel senso queste sono un po' di statistiche, se ci confrontiamo con l'Europa a noi mancano in questo momento nel sistema sanitario nazionale 180.000 persone circa. Mettiamo che non abbiamo l'infermiere come la Germania, che è circa il doppio di noi, lo stesso ci mancano 50-60 mila infermieri e tutte le società scientifiche, sindacati, medici ci dicono che ci mancano dai 30-40 mila medici nei prossimi 3-4 anni, cioè diciamo, non contando quelli che sono già andati via. Nel senso, gira come voi, ci mancano più di 100.000 persone per fare assistenza sanitaria in Italia. Questo chiaramente è una presa coscienza di un dato di fatto. Il modello assistenziale che avevamo non esisterà più, perché anche se apriamo le università non c'è più diciamo, un tasso di natalità dell'1.2, nel senso diciamo, non ci sono più giovani, per cui diciamo, questa curva demografica diciamo, non sarà più recuperabile. Anche, neanche con la migrazione, diciamo l'immigrazione, perché diciamo tendenzialmente non ti viene il medico, semmai ti viene il metameccanico, giusto per visto che siamo in Val di Sangro. Allora, questo chiaramente comporta di dover fare un re-switch. Qual è il tema che il PNR introduce in questo scenario, che diciamo vale per tutta l'Europa, perché anche altri hanno avuto fondi, diciamo, di PNRR diciamo a livello europeo, che dobbiamo assolutamente puntare su una maggiore integrazione attraverso la digitalizzazione di strumenti di comunicazione, di cooperazione e diciamo tutto sta sotto questo tema del tele, telemonitoraggio, telemedicina, telerefertazione, tele qualcosa. E chiaramente diciamo su questo dobbiamo muoverci. E poi l'altro tema è che pur mancando circa 60.000 infermieri in Italia, numericamente sono sempre più dei medici, per cui nella riforma è scritto che noi rafforziamo più il comparto che la parte medica e introduciamo l'infermiere di comunità e l'infermiere di famiglia. Questo, a differenza dei medici del territorio, è finanziato con fondi PNR nella missione 6, cioè diciamo noi abbiamo già quest'anno il finanziamento per 60 infermieri di famiglia da assumere con fondi PNRR, che nel triennio arriva a 200 stipendi che possiamo finanziare con fondi PNRR. Allora, questo chiaramente diciamo, è anche un pezzo di risposta a queste scatole vuote di cui parliamo spesso diciamo, nel dibattito pubblico, che appunto diciamo non necessariamente stanno dentro le case di comunità, ma sono collegate alle case di comunità perché partono da lì per andare a casa dei nostri cittadini. E diciamo, lo ripeto, questa azienda assumerà i famosi 60 solo nelle aree interne
e diciamo finché servono nell'area interna noi assumiamo anche 200 nell'area interna, se ci avanza qualcuno lo metteremo anche nelle case comunità di Francavilla e diciamo Ottona, giusto per fare l'esempio del tuo collega che tocca domani mattina. Allora, per cui c'è un ripensamento. Un'altra cosa che va sottolineata: la telemedicina non significa che non ci vuole personale, assolutamente no, perché c'è sempre un operatore che diciamo parla o con un paziente o con un altro operatore, se parliamo di primo o secondo livello. Allora, stasera abbiamo qua il dottor Di Girolamo, perché i miei tre neoprimari delle cardiologie di Chieti, Lanciano e Vasto hanno avuto l'obiettivo nella discussione di budget di lanciare sulle patologie cardiovascolari la telemedicina tra idea di prima verso le aree interne. Per cui diciamo lui mi deve garantire questa cosa nel sangue aventino. Qual è anche il ragionamento? Diciamo, molti dei sindaci si sono sempre lamentati, non ci sono più gli specialisti per le ore che avevamo, che gli specialisti su maestri sono finiti. Mentre su alcune branche, non su tutte, ma la cardiologia siamo fortunati, abbiamo un concorso che stiamo concludendo con una quarantina di cardiologi in graduatoria, noi possiamo fare lo switch che si voleva fare con i medici in generale, così diciamo vi coinvolgo subito, perché quando è partito il PNRR con la riforma del M77, qualcuno, come dire, alcune regioni hanno proposto di assumervi tutti. Cioè dal libero professionista medico e medicina generale si diventava dipendente ASL. È successo la fine del mondo. Si è messa in frigorifero, diciamo, l'idea. Per cui, diciamo, Speranza ha detto, diciamo, calmi tutti, diciamo, adesso ci ripensiamo, poi intanto è cambiato il governo, già, diciamo, siamo un altro ministro, che diciamo se la sta guardando bene, nel senso non ha ancora toccato il tema su come integriamo i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta dentro le case comunità. Però pur sapendo che né medici di medicina generale né specialisti saranno a sufficienza, io ho deciso per la nostra ASL dove posso assumo come strutturato ASL. Perché io intanto devo garantire il servizio, nel senso le patologie cardiovascolari esistono, 30-40% di prevalenza su diciamo, la popolazione anziana e fragile, nel senso non posso dire vabbè aspetto che mi fanno la riforma dell'ACN e dell'AI diciamo, con i convenzionati, per cui incomincio a assumere. Sarà illusorio dire che io faccio un concorso per cardiologo a Villa Santa Maria, va a deserto. Io faccio il concorso, l'idea di cardiologia UTIC di Lanciano, Chieti e Vasto, e sicuramente diciamo, lui riesce a convincere qualcuno di prendere servizi a Lanciano, come la sua collega a Vasto e diciamo, poi Zimmarino e diciamo, il fortunato di turno, perché tutti vogliono andare a Chieti. Poi dico al buon Di Girolamo, tu avresti diritto di avere due nuovi collaboratori per il tuo nuovo del passato, per tutto quello che devi fare. Invece di due ti do tre. Però quel terzo non lo mandi in montagna. Voi tutti che siete, 12 mi sembra che sono attualmente, diciamo... Vabbè, allora ho fatto già la somma dei 12 che dovevano essere, sarete 13, però a turno, così diciamo non facciamo male a nessuno, voi andate ad Atessa, Casoli e Villa e fate la cardiologia. Poi se siete bravi lo fate in telemedicina, così non dovete prendere la macchina ma il servizio è garantito lo stesso. Allora questo è il progetto che stiamo portando avanti e diciamo adesso il dottor Di Girolamo è la prima volta diciamo, che gira nel territorio, diciamo, sta ascoltando, sta già meditando. Diciamo cosa dovrà fare nelle prossime settimane da qui a fine anno. Poi diciamo questo è il mandato che do. Chiaramente come cardiologi non trovo il pneumologo, perché anche se faccio un concorso per pneumologia non trovo 40 che vogliono essere assunti. Se sono fortunato trovo uno o due, nel senso riesco appena appena a fare la pneumologia di Chieti, nel senso non funziona su tutte le branche. Però diciamo il progetto è questo: dove riusciamo a trovare il professionista che mancano alla dottoressa Capitoli, che pubblica le ore, mi dice solo vacante,
deserto, nel senso usa, a parte che fa tutte le derive dei defunti, come le dico ogni volta, nel senso che tutta quella gente che va in pensione. Vabbè, qualcuno resta, ma non è obbligato, fino a 72 anni. Diciamo, noi stiamo cercando di diciamo, colmare questo gap dove possibile con l'assunzione. Per cui, assumiamo infermieri di famiglia, assumiamo specialisti strutturati dove possibile e cerchiamo di riempire queste strutture che stiamo creando. Anche perché, parliamo prima di attesa, poi parliamo di punti di erogazione, nel senso se i medici di medicina generale che o per 6 ore o a tempo pieno, vedremo come ci mettiamo d'accordo a livello sindacale, entrano nella casa di comunità di attesa, se non trovano gli specialisti e la strumentazione che serve per fare una buona presa in carica, i nostri cittadini continueranno al pronto soccorso di Lanciano, Chieti e Pescara, per non dire alla Tourette delle Marche, nel senso, perché se tu non vieni servito per quello che serve, il tuo medico di famiglia dice io diciamo, adesso ti prescrivo 3 ricette, diciamo, per gli specialisti, vedi un po' quando ti possono al CUP di prenotare per farlo, la gente dice, ma sai cosa c'è? Mi metto 10 ore nel pronto soccorso più vicino o più lontano, ma diciamo mi fanno un full service, nel senso io dopo 10 ore vado a casa con un check-up, non pago il ticket e ho fatto tutto quello che mi ho detto, come ho detto che dovevi fare. Allora, questo è la vera sfida di questa riforma. Se non la facciamo completa, con un livello di servizio accettabile da tutti i cittadini, noi gli ospedali li riempiamo come prima e avremo speso un sacco di soldi per strutture e professionisti inutilmente. Allora, questo è quello su cui dobbiamo riflettere. Chiaramente ci dobbiamo mettere in discussione tutti, perché se vogliamo replicare quello che abbiamo imparato quando siamo andati all'università, quello che abbiamo fatto per 20-30 anni di professione, diciamo andiamo in un cul-de-sac, nel senso in un vicolo cieco e diciamo finisce male per tutti. Per cui diciamo questo tour, come viene chiamato, diciamo, non l'ho detto io, non so chi se l'ha inventato, i giornalisti forse. Diciamo questa mia partecipazione attiva, come lo chiamerei io, diciamo con le comunità locali e con i professionisti vuole essere un inizio di una riflessione, cioè non siamo tutti uguali, tutte le comunità uguali, dobbiamo trovare posto per posto, area per area, una soluzione fattibile per fare un servizio migliore per la popolazione che è rimasta. Perché se non lo facciamo, a parte che finiscono tutti i pronto soccorso, diciamo, queste aree sono destinate a desertificare totalmente, perché dove non c'è salute, i giovani, diciamo, tra scuola, salute e un minimo di servizi, diciamo, compreso il supermercato, che in alcuni paesi non c'è più, diciamo, o almeno diciamo, l'alimentare, diciamo, se non hai il minimo di servizio, tra scuola, asilo e così via, la gente va via. E io sono ben convinto, perché io ho gestito 3 anni e mezzo la provincia autonoma di Bolzano, dove il mandato della politica era tu devi garantire il servizio fino all'ultimo miglio. Io avevo 50.000 persone singole, oltre 1.300 metri di altitudine, voi sapete cosa significa? Che sono rimasti lì, serviti, da un punto di vista sociosanitario. Perché se si fa, voi non avete il problema della desertificazione delle valli nel Trentino Alto Adige. Hanno più soldi, su questo sono d'accordo, però se si fa una scelta si può fare, ma siccome l'ho già fatto, io ci voglio riprovare nella provincia di Chieti, diciamo, almeno insieme alle diciamo, autorità locali, nel senso i sindaci e così via, e compagnia bella. Per cui questo è il progetto. Ripensare tutto. Ripartire, reset, come si dice, è computer, quando va in bomba, vabbè, bomba è rap, nel senso quando va in tilt, diciamo, uno dice, vabbè, o spegni e accendi, o diciamo, provi diciamo, di farlo ripartire. Allora, sotto questa promessa, diciamo, siamo ad attesa, più chiaramente, diciamo, gli altri comuni che abbiamo messo con punti di erogazione. Allora, attesa era un ospedale. Borelli spera che diventa un ospedale, ma in verità diciamo quello che stiamo costruendo è un centro di servizio dove troviamo
tante di quelle integrazioni tra professionalità che in un ospedale come Lanciano non ci sono oggi. Cioè, noi abbiamo, a parte la neuropsichiatria, ma diciamo tanti servizi che sono a un buon livello di servizio, delle specialistiche, poi lui è bravo perché ha troppe, diciamo, relazioni anche nel mondo ospedaliero, per cui quello che è il modello del cardiologo l'ho già fatto con tanti, nel senso vieni ad attesa, da me stai bene, poi ti offro, non so cosa gli offri, perché... Continueremo. Diciamo, stiamo riempendo una grande struttura, quasi al completo, di servizi. Poi abbiamo riservato, per tranquillizzare il sindaco, delle aree che saranno destinate ad ospedale quando passerà la rete ospedaliera, ma diciamo la rete territoriale è già passata. Ma perché è passata? Perché il governo lo ha passato senza passare in conferenza Stato-Regioni? Se non lo facciamo, i soldi non ce li danno. O meglio, se li spendiamo e non abbiamo fatto tutto, diventa tutto debito puro, diciamo, della regione, in questo caso, e dell'ASL e anche da noi radiale. Per cui noi dobbiamo continuare quello che stiamo facendo in questo momento sulla Tessa, riempirlo di servizi di qualità che sono nella somma una risposta qualificata alle esigenze di assistenza della popolazione del sangue aventino. Poi se vengono anche da Lanciano, ben venga. Nel senso, non ci offendiamo. Assolutamente. Per cui diciamo tutto quello che i suoi colleghi, ma neanche lui, hanno capito all'inizio, che prendersi i soldi del Covid era un investimento iniziale che se lo faceva Ottona, oggi Ottona era, diciamo, sulla stessa strada e Castiglione non l'ha capito, come anche Vasto, diciamo, e Lanciano. Allora noi abbiamo fatto, diciamo, tanti investimenti grazie anche a donazioni, le sapete tutte adesso, senza che entro in dettaglio, macchinari, diciamo, strumentazione, l'endoscopia, compreso mini distretto che mi ha costretto sempre il sindaco insieme all'assessore Campitelli, diciamo, di realizzare in quell'angolo lì sotto all'ex pronto soccorso. Noi abbiamo creato le basi spendendo milioni di euro, non dimentichiamolo, a costruire una casa di comunità con associato un ospedale di comunità in una struttura che è già avviata. Perché se non c'era questo avvio, qui la casa di comunità con l'ospedale di comunità probabilmente non si faceva, perché sarebbe finito sulla costa. Allora, questo è un altro elemento che secondo me va detto, va assolutamente sottolineato. Avremmo fatto o Francavilla Hub o Fossa Scesia Spoke. Oggi né Francavilla è Hub né Fossa Scesia è casa di comunità. Poi Enrico non ce lo perdonerà mai. Ma diciamo, questa è, diciamo, una verità. E diciamo chiaramente, se c'è una struttura mista ospedale, casa di comunità, ospedale di comunità, sarà un'ulteriore qualificazione. Ma a Tessa esiste già come lo stiamo costruendo, perché a tutti quei milioni che avete visto prima, che sono circa 5 se mi ricordo bene, aggiungiamo 1,5 milioni e altri 2 milioni, altri 3 diventano 8, e diciamo questa è la planimetria della casa di comunità, diciamo sotto ingresso dove c'era il vecchio pronto soccorso, diciamo prendendo tutto il piano in orizzontale, noi riusciamo a costruire una casa di comunità molto qualificata, perché avremo 3 ambulatori per medici e pediatra, avremo 6 ambulatori per medici e 2 ambulatori chirurgici, nel senso lì possono girare tutte le specialità che vogliamo. Avremo, diciamo, tutta l'integrazione sociosanitaria, avremo gli ambulatori infermieristici, che è una novità che nei vecchi distretti non c'erano. Questa integrazione del medico di medicina generale, pediatra, con l'infermiere di comunità, oltre all'ADI che rimane, avrà degli ambulatori infermieristici che, diciamo, funzionano come un ambulatorio oggi del medico di medicina generale o dello specialista. Questa è la riforma. Tutti sotto lo stesso tetto, con una diagnostica, in questo caso, più che di base, perché dove c'è l'ospedale di comunità le linee guida dicono una diagnostica di base, ecografo e tradizionale di radiologia. Noi abbiamo già l'ATAC, metteremo pure la risonanza, nel senso qui facciamo un centro, diciamo, di servizio
come diciamo, trovate diciamo, delle rinomate diciamo, strutture private milanesi che lo fanno da molto tempo così. Nel senso, tu vai lì dentro e trovi tutto. Nel senso, la famosa, diciamo, il percorso di approfondimento diagnostico che si fanno in ospedale da pronto soccorso, perché tu arrivi e dici ho male, male al petto, visto che sono il cardiologo, ti fanno l'esame del sangue, ti fanno l'ecocardio, ti fanno vedere anche dall'otorino perché diciamo, dici, io ho sentito un fischio anche all'orecchio, diciamo questa cosa lo stiamo facendo sul territorio. Cioè non dovete più andare fino a Lanciano per fare la stessa cosa, questo è il concetto. Ma solo se facciamo così possiamo vincere, perché se siamo zoppi, la gente all'inizio viene e dopo dice ma sai cosa c'è, se vado a Lanciano, insomma, mi fanno veramente tutto. Allora questa è la cosa per cui diciamo sto concentrando l'investimento in poche strutture, perché se ne facevo invece di 13, 20 che zoppicano, sarebbe stato 20 investimenti inutili. Per dare una risposta sempre a un amico di Fossa Scesia, perché i soldi erano limitati e il numero non era infinito. Allora questo è il progetto che stiamo facendo. Poi chiaramente a questo aggiungiamo l'ospedale di comunità, collocato al primo piano del vecchio corpo diciamo, ospedaliero, collegato alla casa di comunità, dove diciamo, saranno questi posti intermedi. E un'altra cosa che bisogna capire, noi stiamo portando tutti i posti intermedi del distretto 2 su Atessa, cioè i lancianesi verranno per questo tipo di assistenza ad Atessa, che non era scontato. Finché non è pronto a Lanciano. Guarda, i nostri nipoti, perché diciamo Lanciano si costruisce un ospedale, ma l'ospedale costruisce solo i reparti ospedalieri, non ci sarà spazio per i 20 posti che spettano a Lanciano, rimarranno per 10-15 anni ad Atessa sicuramente. Allora, anche perché diciamo se non servono non li attiviamo, se però servono li attiviamo tutti, nel senso è anche modulare, perché se tu hai 40 posti letto, puoi attivare 10, puoi attivare 15, puoi attivare 20, puoi attivare 30, puoi attivare 40 e se metti le barelle arrivi anche a 45, nel senso giusto per usare il concetto diciamo dell'ospedale. Allora questo è il progetto di Atessa e in questo diciamo c'è anche diciamo l'ammodernamento della tecnologia. C'è l'ipotesi di fare una nuova dialisi nell'ex area del laboratorio analisi, c'è tutto nella presentazione, e diciamo solo l'investimento per la risonanza che faremo qui ad Atessa ci vuole un altro milione di lavori, oltre a diciamo il milione che costa la macchina, sono altri 2 milioni. Seconda nuova risonanza. Sì, vabbè, l'altra è basso campo, ma diciamo complessivamente qui arriviamo a investire quasi 15 milioni. È vero che l'ospedale di Lanciano costa 105, ma se siamo bravi con 15 milioni di investimento facciamo concorrenza a un ospedale e questo, diciamo, concorrenza che ovviamente siamo sempre la stessa ASL, è il motivo per cui diciamo, i colleghi ospedalieri nel nuovo ospedale di Lanciano lavoreranno molto meglio, perché non dovranno fare sia l'attività di primo livello che di secondo livello, cioè fare sia territorio che ospedale e diciamo, il collega deve lavorare qui sul territorio per stare meglio nel suo reparto nel futuro. Io ho finito in una estrema sintesi, diciamo, e apro la discussione chiaramente perché non sarà tutto chiaro, ma diciamo questo è un percorso che inizia oggi, perché adesso dobbiamo tutti riflettere come ci organizziamo al meglio, cosa ci serve di professionisti, di idee, di tecnologia, di investimenti ulteriori che non ho previsto, poi vediamo dove troviamo i soldi, ma diciamo questo è la visione con cui diciamo io sono oggi qua per dire facciamo la casa di comunità di Atessa con associato 40 posti letti di ospedale e facciamo la telemedicina sul territorio in integrazione con il DEA di prima di Lanciano a partire dalla cardiologia. Grazie. Chi vuole? Allora, adesso dico qualcosa io, così come dire, il panorama è completo. Allora, stasera noi parliamo, come avete sentito, parliamo della medicina territoriale, di PTA, che è una riforma essenziale che da tempo
aspettavamo e che l'emergenza Covid, le vicende Covid hanno reso ormai drammaticamente attuale e non più rinviabile, tant'è vero che ci sono stati anche questi interventi europei, questi fondi europei che ci permettono concretamente di compiere un salto di qualità. Noi come sindaci, come comitato ristretto dei 5 sindaci della ASL, abbiamo dato parere favorevole a questa riforma, a questa impostazione che adesso ha illustrato il direttore generale, con una raccomandazione particolare, questo lo dico appunto anche agli altri comuni del nostro distretto, una raccomandazione particolare per le realtà, diciamo, più piccole, per i comuni più piccoli, di assicurare e garantire al massimo gli ambulatori specialistici, soprattutto per le aree interne, da Villa Santa Maria all'Ama dei Peligni, oltre che al Vastese, eccetera. Questa è una cosa molto, molto importante. In quella sede abbiamo, diciamo, dato una valutazione di carattere generale a questa impostazione che adesso ha espresso il direttore generale. Questa sera però ci troviamo nel distretto di Atessa, Paglieta, Tornareccio, Archiperano, quindi diciamo torno nelle mie vesti più abituali di sindaco di Atessa e quindi diciamo facciamo anche alcune sottolineature adesso particolari per quello che riguarda la realtà del San Camillo dell'Elis. Il San Camillo dell'Elis, come sapete, secondo la programmazione regionale, la riprogrammazione regionale è previsto anche come presidio ospedaliero e noi qua questa sera, per puro caso venuto dal direttore generale che all'epoca non c'era, ospitò proprio in questa sala nel 2017 una grande assemblea, riunione di sindaci 35 del territorio e ci fu una decisione unanime del Consiglio Comunale, erano presenti allora il presidente della Giunta regionale dell'epoca, il dottor Flocco lo ricorda bene, insieme all'assessore alla sanità, e da allora si rimise Atessa all'interno della riprogrammazione della rete ospedaliera. Questa programmazione è stata espressa nel 2018, è stata ribadita dalla giunta attuale ed è andata avanti fino adesso ed è lì al tavolo romano all'interno, diciamo, della più complessiva riorganizzazione di tutta la rete ospedaliera abruzzese. Allora, se passa questa proposta che abbiamo portato avanti seguendo anche le linee e le programmazioni regionali, la struttura di Atessa diventa una struttura mista territoriale ospedaliera di cui non c'è traccia in tutta quella parte dell'Italia che nominava il direttore generale, perché le troviamo traccia di struttura mista territoriale ospedaliera, cioè PTA più PO, solo in quelle regioni, diciamo, virtuose che stanno a nord, nord-est, oltre la Toscana, perché non esistono strutture di questo tipo. Quindi sarebbe anche veramente questo un grande risultato per la ASL Chietina. Ci dobbiamo arrivare. Se arriviamo a fare questo, noi in realtà rappresentiamo un modello nel centro Italia. Se si realizza, se io parlo di sé, perché finché non si realizza, io sto alla realtà fattuale, non agli annunci pubblicitari di cui saremo sempre più ricchi ormai alla vigilia delle prossime competizioni regionali. Se si realizza, va valutato e discusso anche come organizzare questa nuova struttura, considerando appunto della sinergia senza precedenti che si realizza all'interno di una struttura che è ospedaliera ed è territoriale, anche perché ci sono alcune figure professionali che servono a tutte e due. Ad esempio, qual è il mestiere tuo? L'anestesista. L'anestesista può essere utile sia alla struttura territoriale che alla struttura ospedaliera. Già adesso opera in alcune cose che non sono strettamente di PTA. E così una serie di altre figure. L'abbiamo discussa, ad esempio, parlando della psichiatria infantile, che ci sono una serie di figure professionali che potrebbero essere utili, ambivalenti o polifunzionali per tutte e due le strutture. È evidente che se si realizza questa struttura mista, ripeto, senza precedenti,
va anche discusso come organizzare, perché è una cosa nuova e quindi lì ci saranno sinergie, organizzazioni diverse e si vedrà, e sarà la ASL naturalmente a valutare, a trovare la forma organizzativa migliore per gestire questa complessa organizzazione sinergica, che io dico sinergica, non due realtà distinte, cioè che hanno, questo è il punto, che possono essere, perché qualcuno ci ha detto no, ma non si può fare perché fino adesso non ci può essere la commistione tra struttura territoriale e struttura ospedaliera, se non che nei progetti, nei piani del PNRR è previsto che i PTA possono stare o in ospedali dismessi o anche in ospedali funzionali, a patto che gli ingressi e i percorsi e gli spazi siano separati. La nostra struttura è talmente grande, capiente, che ha queste possibilità, quindi non c'è nessuna difficoltà a tenere insieme le due strutture, cosa che sembrava impossibile in base a precedenti normative e disposizioni. Questo, se realizziamo questo progetto, io mi auguro, siccome ogni volta ci dicono adesso arriva il mese prossimo, è passato il 2022, siamo nel 2023, se nel 2023, termine ultimo di attesa, perché poi ci saranno le elezioni, quindi le promesse elettorali le lasciamo ai propagandisti del momento. Se si realizza questa cosa, è una grande cosa e penso ne debba essere lieta tutta l'organizzazione sanitaria regionale, oltre che la ASL, oltre che la nostra struttura. Se però, perché io sono tenuto a dover dire le cose, se però non dovesse realizzarsi e completarsi questo percorso e a testa resta solo PTA, presidio territoriale assistenziale, alcune cose vanno considerate meglio, perché è vero che ci sono tutte queste cose importanti, grazie ai sacrifici e alla tragedia che abbiamo vissuto in epoca Covid, che ha permesso appunto di avere anche tutti questi donazioni private che hanno contribuito e hanno permesso al direttore generale di fare anche questi lavori e anche di avere certe apparecchiature e certi strumenti che non avevamo, donazioni dovute da imprenditori e anche da privati cittadini, anche da raccolte di fondi che abbiamo in qualche modo promosso noi nella nostra piccola realtà. Se non dovesse avvenire, e può avvenire perché niente ce lo impedisce oggi, ma se si dovesse bloccare nel 2023 non arriviamo, allora bisogna che sia considerato oggettivamente, io mi auguro naturalmente di no, faremo del tutto per scongiurare che sia così, oggi non ci sono alibi romani, essendoci una filiera politica unica da Pescara a Roma e da Roma a Pescara, quindi non ci sono alibi di nessun tipo. Se però non dovesse avvenire per un accidente della storia o per un incidente di percorso, e allora a Tessa rimane solamente PTA. Io sto ragionando per ipotesi, perché la voglio scongiurare questa ipotesi nell'interesse di tutti, e tutto quello che è stato fatto è importante, è sicuramente molto importante, dobbiamo dare atto a tutti quelli che ci hanno lavorato, alla Regione, alla ASL e soprattutto agli operatori, i professionisti che oggi stanno lavorando lì in quella realtà del PTA. Ma se è così, ad essa non può restare SPOC, perché ad essa è il comune più grande nel Sangro Aventino, perché tutto il distretto Atessa, Paglieta, Tornareccio, Archi, Perano è quasi la metà dei 45.000 abitanti di quell'area a cui faceva riferimento all'inizio il dottor Schell. Non solo, ma questo, vedete, non è campanilismo, io penso è un fatto organizzativo, perché ci vuole una più funzionale organizzazione in base alla popolazione, alle diverse strutture, proprio perché l'ospedale di Atessa non ha comparazioni all'interno del Sangro Aventino, è una struttura più qualificata, più ampia, più attrezzata, ristrutturata grazie a questi investimenti privati e pubblici europei che ci sono stati. Ad esempio, se Lanciano, che difficilmente riuscirà a realizzare la casa di comunità prima dell'ospedale di là da venire,
Sappiamo che in Italia, se i lavori sono celeri, per costruire un ospedale ci vogliono una dozzina di anni da queste parti. Quindi, se avverrà dopo la costruzione dell'ospedale, allora non si comprende nemmeno perché Lanciano debba essere hub, se non esiste nemmeno la casa e l'ospedale di comunità a Lanciano. Come fa Lanciano a essere hub se non è e non ha materialmente nemmeno l'ospedale di comunità? Questa è una domanda. Ripeto, è un fatto organizzativo, non è un fatto di campanile, è un fatto di importanza di strutture e di baricentri di organizzazione, tenuto conto anche che l'hub ha una funzione importante. Anche se io non ho capito una cosa, come fa Guardia Grele ad avere la centrale operativa territoriale se è SPOC, se non ho capito male, ma può darsi che ho capito male. No, e 116-117 che non c'entra con la casa di comunità. Però come fa uno SPOC ad avere comunque una struttura così? Ma questa è solo una domanda, comunque è secondario, questo adesso è secondario, non voglio interferire adesso in altre aree di cui non discutiamo questa sera, ma di cui discuteremo eventualmente a Chieti nella riunione del comitato. Altra considerazione, stando al PTA, che è una grande e importante comunque realizzazione per Atessa, anche se insufficiente, non completa il percorso che è stato avviato e che noi speriamo si concluda positivamente per tutti, tutti all'interno dello stesso tetto, va benissimo, con percorsi e spazi ovviamente come dice la legge, come richiede la nuova normativa, differenziati e distinti e separati, però all'interno di questo spazio pensiamo, ma penso che già la ASL questo ci abbia pensato, che ci debba essere uno spazio adeguato, una collocazione adeguata dei medici di medicina generale e dei pediatri di base, perché è chiaro che quella poi è la struttura medica fondamentale per far funzionare l'ospedale di comunità e anche la casa di comunità. E la domanda però è quando anche qui arriviamo a realizzare la struttura che può ospitare i nostri medici di base, i medici di medicina generale nella nuova struttura territoriale che sta crescendo e si sta consolidando. Spero di essere stato chiaro. Rispondo. Allora, intanto il PTA diventa casa di comunità, che è proprio quello che diceva Borelli per ultimo, entrano i medici convenzionati tutti, o possono entrare i medici convenzionati tutti, chiaramente qui c'è la dottoressa Capitoli, che anche sul tavolo trattante parte pubblica dell'AI regionale, per conto diciamo, della direzione generale dell'ASL 2, diciamo, dipenderà dall'ACN e dall'AI a che condizioni i medici convenzionati possono entrare, ma abbiamo previsto 3-4 ambulatori dei medici e medicina generale pediatri che stanno nella parte diciamo, in fondo di quel disegno che abbiamo fatto. Se non basta, la casa delle suore è ancora tutta a disposizione, cioè diciamo, noi possiamo allagare questa casa di comunità quanto vogliamo. Ecco, non c'è point. Nel senso, sul lato sinistra voi avete l'ingresso del 118 con la parte sociale già. In fondo a destra ci sono tutti gli ambulatori dell'UCCP, dei medici di medicina generale. In mezzo c'è la polispecialistica, per cui la parte più sociosanitaria si fa all'ingresso, la specialistica in mezzo e diciamo l'UCCP sta a destra. Questo è il disegno. L'abbiamo spostato. Abbiamo chiesto una revisione, ce l'hanno approvata. Però vabbè, anche se l'ha cambiato il direttore, gli spazi sono gli stessi. Sì. Però se non bastasse, noi abbiamo un vantaggio enorme. Che ci possiamo allargare. Che ci possiamo ancora allargare sullo stesso livello. E questo diciamo è il vantaggio che ha a testa, che diciamo gli spazi sono quasi infiniti. Poi prima o poi li riempiremo tutti. Specialmente con Flocco che diciamo, chiama gli amici degli amici per fare diciamo, servizio. Però diciamo c'è un fatto. Proprio perché è un hub il nostro. Sì. C'è un fatto. Da nessuna parte è scritto che la struttura più grande è hub. Perché l'hub ha una funzione di coordinamento, perché lì ci sta la COT.
E faccio l'esempio della Liguria, che ha perfettamente seguito le indicazioni del DM77, del regolamento e delle linee guida dell'Agenas. Tutte le case comunità, hub e spoke, stanno tutto lungo la costa. Le aree montagnose, nel senso montane, dietro la costa, che da alcune parti sono lunghe, perché prima che arrivi al confine con Piemonte ne fai di autostrada, sia da Savona che da Genova, diciamo, non hanno strutture, né case di comunità, né hub, né spoke. E sono perfettamente, sono state approvate tra i primi, perché corrispondevano al modello che per ogni tot 100.000 abitanti tu fai una casa di comunità. Per cui se noi avessimo fatto Francavilla, Ottona, Lanciano, Fossa Cesia, Casal Bordino, Vasto, San Salvo, approvato. Per quale motivo, l'abbiamo anche già discusso nell'ultimo comitato ristretto, Casoli ha funzione di hub? Non perché sono più abitanti, perché c'è una territorialità più complessa. Perché? Anche qua il Sangro c'è una territorialità complessa. Castiglione, Montazzoli, lo stesso Tornareccio non è che c'ha una territorialità agevolata. Ma, diciamo... Colle di Mezzo. Cioè c'è tutta la parte pedemontana del Sangro. Però diciamo, se il sindaco Borelli si mette a discutere, è più facile che se chiamano il ministero, sai cosa gli dicono? Lanciano. Per cui meglio che non tocchi il tasto. Ma se Lanciano non c'è manco lo spazio per fare l'ospedale. Aspetta, abbiamo fatto le carte false per portare un coordinamento nell'area interna, per non mescolare, come sempre stato, l'area interna con la costa. Allora, questo è il disegno di base. Se tu lo metti in discussione, rischi che ti mangia la popolazione più pesata della costa nell'area interna. Ma Lanciano? L'hub di Lanciano che senso ha se non esiste nemmeno la casa di comunità là adesso? L'hub di Lanciano che senso ha? Perché è un grande comune che in sé ha la popolazione sufficiente per fare hub. È come la Ligure, nel senso tu metti tutti i Sanremo in fila. Ma manco loro c'hanno 100.000. Vabbè. Se tu seguivi l'Agenas, li facevamo tutti lungo la costa e dicevamo vabbè, quelli della montagna vengono qua. Vabbè, però questa è comunque, questo la diciamo, continueremo. Tu devi capire che non è più il PTA di una volta. In ogni caso è una casa di comunità dove ho messo dentro tante cose, tecnologia, professionisti e convenzionati. E li stiamo mettendo perché diciamo, a parte l'integrazione dell'NCP, giusto per dare la risposta anche sindacale, stiamo cercando diciamo accelerare sul farli entrare. Sulla tua domanda 106 e 117. Non è Guardia Grill, se era Ottona era Ottona, ma se tu hai una centrale che coordina 13 COT, se non fa COT lei stesso cosa coordina? Nel senso deve avere le stesse competenze degli altri, perché quando in una COT qualcuno non risponde lo deve fare diciamo la centrale 106 e 117, per cui avranno tutta la strumentazione, tutti i professionisti, tutte le procedure diciamo a Guardia Grill, per cui tanto vale che ci gestiscono 30.000-35.000 abitanti, diciamo giusto per darti la risposta su questo. E nessuno sarà contrario, perché non chiediamo soldi per questo. Abbiamo 2,5 milioni per fare la centrale unica a Guardia Grele, diciamo, se compriamo 3 computer in più, diciamo, saranno 5.000 euro, su 2,5 milioni non cambia niente. Però vorrei sentire anche gli altri, perché... Sì, insomma, prego, prego. Borelli... Mi ha spiegato il suo progetto, ma tu a quale mandato sei? Sei l'ultimo? Ancora 5 anni, direttore, non so chi resterà prima qua. Vabbè, duri più tu. Allora, sentiamo, o sindaci o medici, diciamo, chiaramente vi abbiamo stuzzicato con un sacco di idee, come ho detto, sono spunti di riflessione, niente è scritto, anche perché là siamo lontani ancora, a dicembre, gennaio... Lo firmeremo, nel senso c'è tutto un anno da fare, però diciamo noi andiamo avanti perché vogliamo dare assistenza alla popolazione, per cui non so chi vuole intervenire. Il sindaco di Tornareccio. Sì, sì. Direttore, caro collega, io come territorio non posso che dire che sono soddisfatto di quel puntino che ho. È chiaro che quello che oramai da mesi, anni,
se siamo in direttore da dire, come diceva il sindaco Borrelli, siamo tutti soddisfatti. È che oggi sentiamo tantissime slide, vediamo tantissime slide, tantissime belle cose. Abbiamo sempre un territorio e una cittadinanza che si lamenta sempre di una sanità che problemi di personale, di strutture. Ahimè, io racconto l'episodio di una settimana, 10 giorni fa, che il soccorso non è potuto atterrare a causa media e purtroppo ha avuto problemi. Quindi andiamo alla territorialità delle aree interne. Le aree interne dove noi andiamo a inserire dei punti erogativi, è già tantissimo, già importante, ma è sempre poco, perché è giusto che mancano infermieri, medici negli ospedali, ma purtroppo è l'immediatezza del soccorso che ne parte lì. Io mi metto dall'altra parte, che capisco le difficoltà e come noi sindaci siamo tutti i giorni alle prese con bersagliati di continuo. È difficile, mi auguro, come riferisco anche spesso ai cittadini, che questa mole di denaro che oggi abbiamo sulla carta non vada a finire in un buco di paglia. Cerchiamo di ottimizzare al meglio queste risorse. In teoria, direttore, io accetto e approvo tutte queste belle cose che ci sono. E mi fa piacere l'esempio dell'Alto Adige, dove le aree interne che sono rimaste isolate hanno un servizio ottimale. Non abbiamo la risorsa di quelle regioni. L'incentivo, allora, come si dice. Io dico una cosa, che in questi periodi, Giulio, noi siamo troppo vanitosi, perché cerchiamo di prendere più capitale possibile, forse a volte spendiamo eccessivamente delle somme per delle cose che non servono neanche. Però lo Stato, ahimè, non ci dà i soldi per quello che ci serve, ma ci dà i soldi in riferimento a determinate cose. Mi auguro che veramente non portiamo al vento questa ristrutturazione, questa rete sanitaria, tutte queste belle cose che ci siamo dette, e come diceva Giulio, speriamo che si verifichi che il PTA venga trasformato in tutte queste belle cose. Ma io sono abbastanza convinto, anche perché se no non mi spendevo, nel senso facevo, diciamo, la rete alla Liguria, nel senso non avevo da discutere con Damario, con Verì, con voi, nel senso, dicevo, l'Agile si è detto si fa così, nel senso, perché io sono convinto che, diciamo, il driver dell'economia, oltre, diciamo, alla desertificazione dell'area interna, passa attraverso la rete dei servizi sanitari, non c'è niente da fare. E noi abbiamo la possibilità, è vero che in questo momento noi dobbiamo costruire delle scatole, perché i soldi ce li danno oggi e non abbiamo avuto il tempo per discutere come, diciamo, fare il tutto, e questo, diciamo, è il grande dilemma di una riforma. Ma cioè, esistono anche delle riforme che non si fanno perché si continua a discutere, nel senso, qui l'Europa, penso, lo dico anche io, faccio 20 anni di direttore generale, è la prima volta che devo finire una cosa con una data certa. Perché fino adesso l'articolo 20, io ancora il residuo delle RSA di Ripa, Teatina e Vasto, opere non compiute, ma non è che qualcuno mi ha detto restituisci i soldi, perché io ho ancora la possibilità di finire lì. Non li farà mai nessuno. Ma diciamo, è cambiato totalmente il setting con cui facciamo l'investimento nella pubblica amministrazione. Nel senso, l'ospedale di Lanciano, visto che è vostro, diciamo, se lo faccio fra 5 anni, fra 12 Giulio, o lo fa qualcuno fra 20, va sempre bene, perché questi soldi sono stanziati, finché non hai finito e li hai consumati va tutto bene. Il PNRR ci pone una tempistica e una concentrazione che non ho mai visto.
E proprio per questo io penso che saremo vincenti, perché stasera ci vediamo per la prima volta su questo programma, poi il Comitato Ristretto l'abbiamo visto 3 volte sul tema, perché chiaramente è anche una fatica per me farmi questo tour, diciamo, di tutta la provincia, parlare con tutti, spiegare ogni volta, poi diciamo qualcosa mi dimentico in alcune riunioni, qualcosa ripeto diciamo inutilmente. Ma diciamo abbiamo una discussione in atto che se fosse articolo 20 non l'avremmo fatta, e questa è la differenza, siamo tutti sul pezzo se vogliamo, se invece diciamo ci freghiamo diventa un articolo 20. Ma io finché sarò il direttore questo percorso di partecipazione attiva con le comunità locali lo voglio fare, lo voglio portare fino in fondo, lo voglio portare non solo sul tavolo sindacale insieme alla Capitoli e alla Loffredo, lo voglio veramente diciamo riflettere e trovare una visione insieme, perché poi diciamo gli accordi sindacali si fanno molto più facilmente. Poi chiaramente non siamo autonomi, siamo una piccola provincia del sud dell'Abruzzo, una regione già piccola nel panorama nazionale, diciamo visto più al sud che al nord, per non dire diciamo centro-sud, che sicuramente non possiamo influenzare, a parte che Massilio conosce la Meloni e Schillaci, diciamo, per farci la legge per l'Abruzzo, non siamo diciamo i grandi politici come l'Abruzzo ha visto diciamo quando abbiamo fatto Gissi e altro, ma diciamo quando ho visto diciamo l'autostrada che passa da Cosenza in Calabria, diciamo, non ha un senso perché qualcuno l'ha fatta passare, ma questi tempi sono passati, non passeranno più, nel senso diciamo federalismo, l'accentramento delle scelte politiche nazionali, così via, sarà sempre nella miseria del bilancio dello Stato di oggi. Cioè, qui dobbiamo usare quello che ci danno al meglio, e un treno come il PNRR in questa provincia non passa un'altra volta. Pur sottolineando che questi sono soldi che ho bruciato in un anno, in gasolio e energia elettrica, è assurdo. Perché se uno dice 25 milioni, madonna, però diciamo io che ho 44 strutture che illumino e riscaldo, li ho buttato fuori dal camino, nel senso bruciato nel senso proprio della parola, in un anno. Nel senso, il periodo del PNR fino al 2026 sarebbe 100 milioni di energia. Però lo stesso, chiaramente, quelli li dobbiamo recuperare in qualche modo, perché non era previsto. Questa è pianificazione e strategia e innovazione, li dobbiamo spendere molto meglio che non appunto diciamo il petrolio e il metano che abbiamo bruciato. E questo anche diciamo, alcune di queste strutture hanno anche interventi di efficientamento energetico, specialmente in montagna, perché chiaramente diciamo, mentre la costa fa 10 gradi, in montagna siamo a meno 5 in inverno. Allora, sono tutti ragionamenti che stanno dentro anche i 25 milioni, e diciamo io spero che Campitelli, come ho promesso come assessore all'ambiente, mi trova un po' di milioni per fare altri efficientamenti energetici destinati diciamo, alla sanità pubblica, perché ci sono i fondi europei, non solo il PNRR, che su questo possono intervenire, diciamo. Mi sto muovendo diciamo dentro la regione su tutti i fondi che posso attingere per diciamo aumentare diciamo la quota capitale che posso mettere in questa struttura. Ma questo sarà una cosa, come dissi nel mito di questa provincia, diciamo quello che stiamo facendo in questo momento secondo me è un altro diciamo epoca diciamo di grande diciamo ristrutturazione, innovazione e investimento, che chiaramente sono niente a fronte dell'ex ospedale di Gissi, ma sono sempre tante per quello che non avremmo potuto fare senza il PNRR, e non possiamo perdere questa occasione, per cui io sono più ottimista. Siamo tutti ottimisti. Allora, valuteremo a breve i risultati. Qualcuno degli MMG vuol dire qualcosa? No, poi Paglieta, sentiamo i medici. Paglieta. In riflessione. Paglieta, sentiamo Paglieta, vice sindaco di Paglieta. Un'osservazione e una domanda per il dottor direttore della scienza, ci siamo visti a Pagliere, io permetto un attimo, vorrei mettere a fuoco un po' le esigenze del nostro paese di Pagliere, dal punto di vista questa casa della comunità, quindi magari una declinazione più precisa diciamo,
della casa di comunità e i tempi di realizzazione. Poi l'osservazione che voglio fare, che io concordo pienamente sul fatto che, ecco, l'occasione di questo nuovo modello di assistenza territoriale è molto innovativa, sulla spinta degli eventi Covid, con i fondi PNRR, come diceva, portano tutti investimenti, è chiaro, nel nostro piccolo del comune di Pagliera abbiamo avuto un incremento delle spese solo per coprire le spese delle utenze, che è stata enormemente più alta delle spese che abbiamo avuto per recuperare il colombulatore che dobbiamo scegliere. Noi avevamo questa struttura che era diventata meno di un deposito e sulla spinta dell'emergenza Covid abbiamo, con i nostri fondi, abbiamo recuperato una struttura che adesso, per cui ci aspettiamo molto, ecco, diciamo, da questo passaggio a casa della comunità. Quindi mi fermo, chiedevo, diciamo, i tempi di realizzazione e, diciamo, quelli che sono quei servizi che effettivamente noi possiamo, su cui possiamo contare per la popolazione. Perché faccio il tour questa settimana? Il 29 ho deliberato, dopo aver fatto un breve passaggio anche nel comitato ristretto, con un voto negativo di Vasto, lo dobbiamo dire. Borelli è stato favorevole, nel senso, anche perché l'ho premesso con tutti i suoi dubbi, diciamo, il suo ritornelli è stato favorevole. La motivazione. Allora, noi abbiamo già appaltato tutte le opere che abbiamo, diciamo, deliberato il 29. Siamo in una fase in ARIC di manifestazione di interesse degli operatori, economici. Saranno prequalificate e selezionate e estratte, diciamo, 5-10 ditte per ogni progetto. Per cui tendenzialmente, salvo ricorsi che sappiamo tutti che esistono nella pubblica amministrazione, noi aggiudichiamo verso l'estate e apriamo i cantieri tra autunno e fine anno, tutti in parallelo, che sarà un grande tema di riorganizzazione dei servizi sanitari, dove intralciamo, a testa di questo grande vantaggio che, diciamo, è tutto libero, mentre, diciamo, per esempio Casoli, da dove vengo, abbiamo un problema che questa è un'ala che ristrutturiamo dove ci sono dei servizi attivi, per cui vanno, diciamo, dislocati, per non dire vanno portati ad Atessa temporaneamente, come abbiamo fatto a Casoli mentre stavamo ristrutturando per Covid Atessa, nel senso, sarà la revanche di Borelli. E diciamo, per le opere più complesse noi prevediamo 2 anni di lavoro, nel senso, l'ho detto anche ieri a Francavilla, a dicembre 2025 io spero di inaugurare tutte queste strutture, compreso quelli grandi, perché anche lì ristrutturiamo l'ex Padovano, che è tra l'altro un immobile storico, con tutta una serie di problematiche che qui non abbiamo, mentre tutti i progetti più piccoli io penso che nel 2024 vanno in esercizio, nel senso, abbiamo progetti di piccole ristrutturazioni da 100, 150, 200, 300 mila euro, che tra l'altro sono gara a massimo ribasso, mentre progetti complessi come qui, i 2 progetti di ospedale e i casi comunità, sono economicamente più vantaggiosi, cioè qualità-prezzo, per cui ci aspettiamo anche dai progettisti che fanno i progetti esecutivi, che fanno ancora delle migliorie, a parte che il nostro anestesista è diventato un geometra che, diciamo, gioca con le catine di notte e, diciamo, fa anche le modifiche senza dirmele. No, come no? Sono venuti, hanno apprezzato gli architetti e gli ingegneri, c'è ragione, facciamo subito la modifica. No, ma lui come direttore del PTA fa anche l'assistente architetto. Sì. Questa è una doppia funzione. Ho studiato a lungo. No, abbiamo messo la parte del... Non importa, nel senso. Però, diciamo, queste sono le tempistiche, nel senso, l'ospedale di comunità e il nuovo, diciamo, la casa di comunità sotto, tendenzialmente alla fine del 25 dovremmo aver finito. E avendo non ancora l'ospedale, non escludo che abusiamo degli spazi dell'ospedale nel frattempo per fare attività territoriale, a grande dispiacere del sindaco Borelli, ma insomma, o ci paga l'affitto per tenerli occupati o li occupiamo diversamente. Poi il giorno che esce, diciamo, la rete ospedaliera, impacchettiamo tutto e ci ritiriamo. Sgomberare. Sì, sgomberiamo tutto. Chi ha, dottore, prego. Sì,
Lucio Zinni, medico di medicina generale, fallita. E io parto, ma non me ne vogliate, parto da una critica, non al direttore, non all'ASL, a Lanciano Lasto, una critica generale al sistema, dico io, all'occasione mancata, all'occasione non colta, almeno non colta completamente, di questa riforma della sanità territoriale. Per me, che mi occupo di modellistica di assistenza territoriale da una quindicina di anni, è veramente l'occasione persa. E mi dica, non posso... Sì, 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 e infatti, no, poi vengo alla pars construens, diciamo, per cui mi permetterò di incaricarla di un se d'accordo, ovviamente, di portare dove possibile a compimento, nel modo migliore possibile, secondo me, questa rivoluzione mancata. Lei giustamente, ricordo perfettamente la prima frase che ha detto questa sera introducendo questa riunione, l'assistenza sanitaria ospedalocentrica è finita, non è più sostenibile, ce lo raccontiamo ormai da anni. Il Covid, la pandemia, è stata la cartina di tornasole che ha fatto, è un po' come per i terremoti, diciamo, tu ti accorgi della casa che crolla e di quello che non c'era in quella casa quando la casa è crollata e quando la ricostruirai, maledizione, dovrai prendere i provvedimenti affinché questo non accada più. Noi non stiamo costruendo un nuovo modello per una nuova pandemia, ma semplicemente per fare in modo che la sanità territoriale funzioni. Ora, mi permetterò di citare un esempio personale, un mio amico, un amico che vedo tutti gli anni, torna dagli Stati Uniti per un mese di vacanza, una realtà che il dottor Borrelli, quella degli Stati Uniti intendo, conosce benissimo per aver svolto lì la sua opera professionale di giornalista. Allora, questo mio amico che vive, lavora da una vita a Filadelfia, fa l'avvocato per il comune di Filadelfia, adesso è andato in pensione e vuole tornare in Italia, vorrebbe tornare a vivere in Italia, e mi dice, siamo amici di infanzia, mi dice: ho un solo dubbio, l'assistenza sanitaria. Ora, che me lo dica un americano, sì, sì, io sono preoccupatissimo. Beh, è il colmo, bravissimo, bravissimo. È proprio il colmo, eppure lui si preoccupa di questo, per cui abbiamo, adesso non vi starò a raccontare tutti i dialoghi che abbiamo avuto, lui fa l'avvocato, lui faceva l'avvocato, quindi diciamo l'avvocato pubblico, quindi mid class, diciamo così, un buon rappresentante di quello che è qui la classe media. Il problema è appunto la cosiddetta presa in carico del cittadino, cioè il cittadino che si sente preso in carico da qualcosa. In tutti questi anni il cittadino e persino chiunque di noi presente come paziente, diciamo così, non come medico di medicina generale, non come medico, non come operatore tecnico, non si è mai sentito preso in carico sul territorio. Chiunque di noi vorrebbe una presa in carico di tipo ospedaliero, e questo porta a una distorsione completa della percezione di quello che deve essere l'assistenza sanitaria. Allora, dicevo, occasione mancata, perché la rivoluzione copernicana, mica dico di abolire l'assistenza ospedaliera, sarei un pazzo totale a sostenerlo. Dico certamente che per le esigenze di oggi, del mondo di oggi, occorre una presa in carico diversa dei problemi dei cittadini, problemi cronici e della fragilità, esclusivamente sul territorio. Per fare questo bisogna che il territorio abbia servizi di eccellenza,
ed è possibile. E invece, purtroppo, si tende a mettere questi servizi più come etichetta, e da questo bisogna che rifuggiamo, che come effettività, come efficacia. Cerco di spiegarmi: se io scrivo sul mio modestissimo ambulatorio, studio medico, ci scrivo Mayo Clinic, non per questo ho migliorato la qualità del servizio. Allora, siccome è possibile fare questo, ed è possibile con numerosi passaggi, perché è una cosa piuttosto complessa, occorre intervenire in vari modi: la strumentazione, il personale, le ore, gli edifici, le strutture, tutto quello che vuole. E occorre una cosa in più, che viene inspiegabilmente sempre messa dopo. Non è una critica alla sua esposizione, quello doveva fare, sono soddisfattissimo della sua esposizione, anzi di una cosa che lei ha detto marginalissima, diciamo, nell'ambito della relazione. Io sono particolarmente entusiasta perché è la prima volta che sento, diciamo, un esponente di un dirigente di una struttura pubblica parlare di servizi territoriali comprendendo il SERD. Io sono un appassionato del tema e quindi mi piacerebbe molto sviluppare un progetto di assistenza territoriale decentrato anche per quel tipo di pazienti, ma comunque avremo modo di riparlare. Dicevo, occorre tutta questa complessità, occorrono obiettivi da raggiungere anche per noi che aderiamo a queste forme, a queste strutture che per noi sono innovative, ma in altre parti d'Italia, è stato detto, sono state realizzate in vario modo. Io ho visitato e ho, come dire, contribuito alla Casa della Salute di Empoli. Io sono andato a visitarla con il responsabile, che all'epoca era il dottor Nedo Mennuti, 5-6 anni fa. In contemporanea c'era una delegazione giapponese che veniva a vedere quella Casa della Salute, ma ho visto l'organizzazione di Vigevano, dell'assistenza territoriale, sono stato anche in Alto Adige, ho visto l'ospedale di comunità di Modigliana in Emilia Romagna, il distretto probabilmente che orograficamente, distretto, la parte di Emilia Romagna che orograficamente somiglia molto alla nostra, che è la ASL di Forlì. Sono andato a vedere le case della salute di Predappio, di queste zone, quindi mi sono studiato, diciamo, tutte queste cose. Toscana ed Emilia hanno una cosa che in Abruzzo non abbiamo, e veniamo, come dire, io credo che una parte della rivoluzione mancata, non voglio sognare il rapporto, il cambiamento dello stato giuridico, che lì ci sono resistenze che avete visto mettere in opera, e queste cose che sto dicendo, la dottoressa Capitoli è parzialmente testimone di quanto io sia stato emarginato negli anni per queste idee, ma una evoluzione dipartimentale della medicina generale è possibile anche con lo stato giuridico attuale. Ho esposto queste cose anche in assessorato a suo tempo, quando ero responsabile di qualcosa, ma insomma credo che con una sanità territoriale di questo genere sia addirittura fondamentale da un punto di vista organizzativo avere una evoluzione dipartimentale delle cure primarie più che della medicina generale, comprendendo tutte le figure che si devono occupare di assistenza territoriale, su un modello misto che è quello emiliano-romagnolo e quello toscano. Sono due cose diverse, il direttore conoscerà.
Noi, tornando al punto iniziale, potremo avere una assistenza territoriale di eccellenza quando finalmente il cittadino potrà sentirsi appunto preso in carico per tutti i suoi problemi, cioè per avere risposta a ciclo chiuso per i problemi cronici. Nessuno pensa ovviamente alla CULSIE e a scrivere Mayo Clinic su una struttura che non può reggere la competizione, però questo è possibile se noi ci diamo degli obiettivi. I medici, noi abbiamo parlato numerose volte anche con il dottor Flocco, in generale c'è buona volontà per questo, ci aspettiamo altrettanta buona volontà da parte di tutti. L'importante è cominciare, come si dice, tra l'eccellenza e il nulla c'è tutta la gamma del possibile, cerchiamo di farla almeno. In sostanza si dovrebbe arrivare, perdonatemi se sono lungo, interrompetemi, non c'è problema, ho quasi finito. Perché il direttore deve tornare. Ho quasi finito. Io non ho fatto. Ho quasi finito. Si dovrebbe arrivare, diciamo così, estremizzo il concetto, non voglio tradurre questo in contrattualizzazione, non faccio il sindacalista, non l'ho mai fatto, e in una fiducia del cittadino verso la struttura ancora più che verso il singolo professionista. Cioè, la visione è perfettamente in linea con quello che ho cercato di esprimere. Sì. Poi la mia... dovete pensare che anche per me è nuovo, nel senso, qui stiamo progettando un futuro che non c'è, pur andando in giro a vedere, diciamo, Veneto, Emilia, Toscana e così via, perché è l'insieme, perché la riforma in realtà prende spunto da tutto quello che dice anche lei. Però non possiamo normalizzare l'assistenza, e per questo dico che è importante riflettere comunità per comunità, perché, diciamo, già la configurazione dei comuni di cui parlavamo prima, diciamo, ha una sua implicazione sul modello organizzativo, per cui, diciamo, San Laurentino non sarà l'Alto Vastese come non sarà la Marocina, nel senso ognuno troverà il suo modo. Però quello che lei dice, diciamo, io intendevo dirlo, chiaramente, diciamo, la complessità è tale che non, uno, diciamo, in un escurso non può toccare tutto, ma, diciamo, a parte che Flocco è un ex ospedaliero che sta imparando, per cui se voi interagite imparate tutti e due qualcosa, come dice Rollo, che ho buttato oggi in queste riunioni che non sa neanche chi è, stasera va a casa e dice ma che ho fatto oggi, e da domani, diciamo, rifarà l'ospedaliero. Sì, no, dico, diciamo, come ho detto, ci devono tutti mettere in discussione, tutti riflettere e trovare un modo. Diciamo, quello che abbiamo cercato di fare anche con i nostri dirigenti territoriali come Flocco, con la dottoressa Capitoli, è di definire anche degli obiettivi di questo cambiamento. Alcuni obiettivi sono dettati dal PNRR, la cosiddetta domiciliazione della malattia, nel senso noi avremo un tasso di domiciliazione come obiettivo per riprendere soldi. Del 12%, diciamo, sugli assistiti, o 65%, diciamo, un numero che per l'Abruzzo significa fare tre volte tanto che facciamo oggi. Se uno lo dice così, il dottore mi dice ma che stai dicendo, è impossibile. E l'esempio che intendevo fare, perché io ho partecipato c'è stato un convegno a Ortona giorni fa, dove c'era l'assessora, e ci ha parlato di questo obiettivo del 12% di cui perfetto. Il punto è, e torniamo a bomba, al punto principale, io ci posso anche arrivare al 10, al 12% nominalmente, sì. Ma se l'ADI, perdonatemi, deve essere, userò un termine crudo, la discarica in cui buttiamo i pazienti che non possono entrare in ospedale, non può essere una cosa degna di un paese civile, perdonatemi,
Allora, se l'ADI è dotata di tutti i servizi cui un cittadino, l'eccellenza, questo sto dicendo, cioè l'ADI deve essere un servizio... Va declinato, va discusso, sì, va riflettuto, per questo dico, non ho buttato anche questi obiettivi che io ho chiamato, ma io ho la delega di Massiglio che ha preso, diciamo, il contratto con il governo, che ha sottoscritto il contratto con l'Europa. Senso, se andiamo sui formalismi non usciamo, perché noi abbiamo un tasso di domiciliazione sul territorio del 6% nella nostra ASL, che sarebbe metà. Ma perché ho detto tre volte? Perché se tu misuri l'ADI di uno che per, diciamo, tre giorni, diciamo, al mese ha un accesso ADI, lo conti nel 12% o non è un ADI? È quello che dice lei. Nel senso, va discusso, va costruita una visione, va costruita anche un obiettivo raggiungibile, ma diciamo che ha senso, non da geometra o da ragioniera. E questo, diciamo, è il nostro compito. Noi dovremmo discutere tanto, diciamo, questo ho detto, se voi due parlate, scoprite tanti mondi, perché noi dobbiamo imparare, ma sa tante cose che qui in questa struttura non sapeva fare nessuno, compreso, diciamo, l'anestesia, che è utilissima. Che è utilissimo. Però se tu segui la struttura territoriale, case comunitarie, l'anestesista non è previsto, perché è una figura ospedaliera. Allora, già abbiamo mescolato le carte, io ho nominato due anestesisti responsabili di case comunitarie, quella di Gissi e quella di Attessa. Ma non è che ho risolto tutto, ma io ho fatto una distorsione di quello che è scritto dappertutto, ma sono convinto di questa scelta. E non motivi. Come diciamo, io non vedo male anche di dare responsabilità al comparto, se l'infermiere dirigente per me non è una cosa impossibile. Allora, questo è quando diciamo, ma forse quell'infermiere serve più in una, diciamo, situazione più rurale, dove sarebbe anche se viene accettato, mentre se tu metti, diciamo, un responsabile di un ospedale, l'infermiere si mettono a ridere i cittadini, anche se non hanno ragione, ma diciamo c'è cultura che non ce lo permette oggi. Allora, tutti questi cambiamenti vanno acquisiti sul campo, facendolo. Io sono convinto, diciamo, l'ho detto anche prima, guardate, sulla popolazione di 30.000 e 40.000 persone, questo cambiamento si può fare, perché è una dimensione governabile. Se tu lo fai su 60 milioni di abitanti, che sono 59 in questo momento dell'Italia, non puoi vincere, perché è troppo complesso e tu normalizzi le differenze delle comunità e dei luoghi. Per questo io sono anche convinto che, diciamo, la riforma che hanno fatto su di noi, noi eravamo 350 direttori generali quando abbiamo cominciato, questo eravamo 20 anni fa, oggi siamo 190, la metà di posti di lavoro. Ma diciamo, non è che questa riforma dell'aggregazione dell'azienda è stata un bene, perché un direttore di un'area bassa della Toscana ad Altezza non lo vedete mai, perché è un'area che è più grande dell'Abruzzo come direttore generale. Come fa a entrare nella progettazione dei servizi sanitari e dell'integrazione sociosanitaria in quel comune? È impossibile. Ma questo è, diciamo, bisogna, diciamo, avere una dimensione gestibile e fare un lavoro per bene. Poi, se noi funzioniamo bene, e l'Aquila no, è un peccato, ma intanto il nostro contributo è la comunità per cui siamo stati chiamati. Voi eletti, se lei non è il sindaco, eletti, io chiamato. E qualcuno, diciamo, è capitato per caso, lo diciamo, è andato qua. Ma diciamo, questo è il mondo che va avanti. Quindi, la grande rivoluzione alla francese, diciamo, o facciamo la guerra per l'Ucraina, o diciamo la rivoluzione, diciamo, del benessere della società, lo vedo difficile sul cambio sistemi. Per cui io sto cercando di dare il mio modesto contributo quotidiano a questa provincia da 4 anni e penso che qualcosa ho costruito, avrò sbagliato sicuramente come tutti, diciamo, all'inizio, poi è andato un po' migliorando, vedremo alla fine, vedremo alla fine. Allora, se ci sono altri che vogliono dire qualcosa, no, da allora vedo che sono anche impazienti, l'amico e il collega di Tornareggio ci saluta, c'è ancora una cosa, si fa per questo, abbiamo altri impegni anche, diciamo,
post cena, anche se si parla con la cena. Quindi ci sono altre cose da chiedere, da domandare, da osservare? Tanto io ringrazio tutti voi che siete venuti e che siete rimasti. Poi ci vedremo. Allora, ringrazio il collega di Lanciano, perché non sapevo neanche, perché da solo ha avuto l'input dall'alto, ha detto che viene a potenza. Benissimo, ringraziamo tutti. Grazie e buona serata. E buon lavoro, diamoci da fare perché i progetti si realizzino. Buona Pasqua.